Con Matteo Piano, finita la partita, Matteo un 3-1 che si conquista Perugia, riapre così la serie 1-1. È stata una partita incredibile, ricca di emozioni, ricca di tensione. Allora, prima di arrivare poi a degli episodi che hanno forse cambiato anche un po' il volto della partita, ti dico, oggi è stata una Milano combattiva fino all'ultimo, ha spaventato in maniera incredibile Perugia. Per un momento avete anche forse assaporato l'idea di poter fare il gran colpaccio. Dopo il primo set, in vantaggio nel secondo. Ovviamente dall'altra parte una squadra rispettabilissima come Perugia, molto forte come Perugia. Insomma, alla fine forse il 3-1 è addirittura forse troppo severo. Sì, dobbiamo analizzare questa partita che io adesso non sono così lucido da viverla vederla nella sua totalità. Siamo stati tignosi, siamo stati molto belli secondo me per gran parte della durata della partita. Il terzo set ce l'ho bene in mente. Il secondo mi manca un po' dove Perugia è andata avanti a noi, è una gran squadra con dei giocatori che sono veramente incredibili. Noi siamo stati una squadra che ha giocato insieme, che ha saputo mantenere, secondo me, per alcuni momenti anche lunghi, il campo. E poi si è detto tutto bene, pressione da parte un po' di tutti. Io credo che ci siano giocatori, ci sono altre persone. E sono partite difficili queste qua e belle, sono tanto difficili quanto belle, sia da giocare che da anche arbitrare, quindi ci sta che ci sia quella tensione in più, e sia vista. Però tornando proprio sfrutto il tuo assist, no? Quei momenti concitati del terzo set, quella palla di Travizza, lì è cambiato forse anche umoralmente Milano, l'allontanamento di Roberto, di un leader comunque carismatico come Piazza. Non ha inciso tanto perché poi avete combattuto veramente punto a punto rischiando il colpaccio, come ho detto prima. Però è un peccato che poi certe partite vengano in qualche modo rovinate, no? Da queste sviste che in partite del genere, come dici tu, che sono belle da vivere, ma anche belle da vincere, poi alla fine incidono non poco. Guarda, io mi vesto di obiettività e me lo dico da solo, quindi non vale. Però mandar via l'allenatore, cioè Piazza, veramente, lì è stata una cosa esagerata. Ma guarda, sai la cosa che mi è dispiaciuto? È che è brutto, estremamente brutto, perché è una partita meravigliosa, è la seconda gara dei quarti di finale. Stiamo giocando tutti, no? Una bella partita, ma lasciala godere a tutti. Cioè, è proprio stato un gesto, secondo me, a me non è piaciuto per quello, proprio perché dico per lo sport. Perché guarda, io di pallavolo un po' ne ho giocata e ne ho viste di robe veramente, non tante, ma qualcosa di indecente l'ho visto, ma non mi è sembrato nulla Gli da animi caldi ci sono. quelle lì. I migranti ci sono, bisogna essere bravi a gestire la situazione. Robby è stato molto bravo, il nostro coach sicuramente, a darci l'autonomia, che io credo sia una grande qualità delle squadre che giocano bene a pallavolo, delle squadre forti. Io ci ritengo una squadra forte e che non è una dipendenza, no? Non è da qualcuno. È bello che siamo stati uniti, ci è dispiaciuto, io sono andato a incrociarlo durante un set e l'altro perché era lì con noi. È stato bravo a donarci quell'autonomia di comunque andare avanti senza un dente importante, no? Però c'è chi di masticare e arriva alla fine. Cioè, adesso da fare un po' un cambiamento, no? Trasformare le emozioni belle e anche brutte, la rabbia, l'agonismo di questa partita in energia per i prossimi appuntamenti. Un'altra settimana cruciale, mercoledì si scende in campo per la finale di Challenge, ma soprattutto c'è poi gara 3 domenica che appunto decide questo accesso che potrebbe essere addirittura storico per Milano. Eh sì, oggi era una giornata in più per fare qualcosa per noi e per questa società. Abbiamo una settimana importante e fatta di due grandi gare, sarà veramente un'opportunità e bello giocarle.